La festa di San Firmino edizione 2023 ha preso il via, un evento atteso perché è uno dei più importanti di questo inizio autunno. Siamo a Pertusio, siamo con Gilberto Pomatto che è presidente della Proloco di Pertusio, che è insieme al comune l'ideatrice, diciamo così, l'anima di questo evento. Allora Gilberto, com'è stato questo inizio e quali saranno poi gli eventi di questi giorni? Ma abbiamo iniziato perché c'era l'ansia di cominciare, di provare, di riprendere, che tutto fosse a posto. Comunque abbiamo cominciato e questa sera è andata bene, diciamo molto bene, l'adesione è stata alta e speriamo che continui così. Poi domani sera avremo il liscio con Titi Bianchi e Ruggero Scangiucci, di nuovo un ritorno in queste zone che era da un po' che non tornavano, e poi concludiamo il weekend con la domenica della fiera con tanti movimenti, la mostra del fischietto, il tema la fiera col fiori, miele e api. E poi abbiamo il discorso dei tornei, dobbiamo un po' di tutto via per far divertire e cercare di riempire la domenica e la giornata. Speriamo che il tempo ci sia magnanimo, ma mi sembra di sì. Direi che appunto avete un programma veramente molto ricco, perché ci sarà non solo appunto la mostra zootecnica, i trattori e tutto quello che riguarda il mondo dell'agricoltura, ma avete anche eventi sportivi e anche un evento molto particolare poi domenica pomeriggio. Partiamo dall'evento sportivo di domenica mattina con la cronoscalata che porterà i partecipanti ai due santuari. Sì, questo è un po' una novità che abbiamo voluto mettere i due santuari, fargli una corsa, un torneo. Abbiamo già provato l'anno scorso, solo che il tempo non ci ha aiutato. Quest'anno invece sembra di sì, ma in qualche maniera si dovrà fare, perché è una corsa a tappe che si conclude con questa corsa ciclo-scalata dei due santuari, e questo è per rispecchiare un po' questi due santuari che abbiamo qui in questa zona, che forse si nominano ma nessuno forse gli dà l'importanza che abbiamo, ecco. E invece domenica pomeriggio ci sarà questa inaugurazione particolare, quella della torretta elettrica e distribuzione, che è diventato un murales che rappresenta tutto ciò che è Pertusio nella storia. Sì, si è voluto prendere questa torretta, il quadro elettrico, cioè la cabina elettrica di Pertusio, rispecchiare in questa, dando così dove dà la luce a Pertusio, rimettendo un po' tutte le cose, le storie, l'uva, le piante, tutto quello che ha formato Pertusio, che c'è a Pertusio, ecco, questo è un po', e questo ci sarà l'inaugurazione domenica pomeriggio. Infine ricordiamo che naturalmente chi vuole mangiare e gustare i cibi eccellenti, la festa di San Firmino e la Proloco si sono organizzate in maniera da dare da mangiare ottimo a tutti quelli che vorranno venire. Sì, vogliamo accontentare tutti, chi vuol ballare, chi vuol mangiare, chi è di buona forchetta, perché facciamo anche nella fiera il discorso dei fasoi e quaietta, questo nel primo weekend e poi a susseguire nel secondo. Però cerchiamo di chi balla, chi mangia, chi beve, di accontentare tutti.